Ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Allora, dove eravamo rimasti con la carriera su FIFA? Allora, la nostra, diciamo, i Leoni d'Inghilterra dovevano affrontare il Plymouth, penso che si pronunci in questo modo, nella gara di Coppa e a Coppa, diciamo, l'ultimo impegno di Coppa a cui siamo ancora, diciamo, agganciati. Tanto qui c'è, ovviamente, essendo vicini all'uscita di FIFA 21, ci sono tutta una serie di, come si dice, di promozioni e cose varie. Dicevo, si deve giocare si deve fare una gara di Coppa, la FA Cup, scusate, no, la EA Cup, non c'entra nulla. E intanto però vediamoci a che punto siamo arrivati con il campionato. Allora, andiamoci a vederlo, così facciamo un piccolo riepilogo. No, ho sbagliato, scusate, ma è qui, eccolo qui. Questa è la classifica. Vediamo, questa è la classifica. Eccoci qui, noi siamo terzi a 63 punti. Stiamo inseguendo il Bradford City che ne ha 68 e il Mansfield Town che ne ha 65. Ragazzi, noi bisogna vincere il campionato. Campionato vuol dire salire di categoria, da lasciare la quarta serie e arrivare in terza serie, che è, diciamo, indicativamente la corrispondente serie C nostra. Non è proprio la serie C, tanto mettiamoci gli occhiali così si fa più, diciamo, si legge meglio. Dicevo, non è proprio la serie C, però è molto vicina, perché i campionati inglesi sono, dal punto di vista organizzativo, un pochino diversi. Da noi abbiamo il professionismo, anche se, diciamo, la Serie A è il campionato più, poi la Serie B, per alcuni versi sono più costi che ricavi. Poi c'è la Serie C che la chiamano professionismo, ma secondo me è un semiprofessionismo, e poi si va nel dilettantismo. In Inghilterra è un pochino diverso. Un primo diverso, anche l'EFL Lega 2, cioè praticamente la quarta serie, è sempre a livello dilettantistico, però ha una forma di finanziamento diverso, e quindi ci possono anche capitare giocatori di un certo tipo, ci capitano anche nella Serie D, ma capitano a fine carriera. Qui invece è un pochino diverso. Poi ci sono squadre, appunto, come ad esempio il Salford City, che sono, il Salford City è la terza squadra, mi sembra, di Manchester, e quindi ovviamente ci sono anche dei personaggi a cui magari che prendono a cuore le sorti di queste squadre minori, tipo, se non sbaglio, il Salford è stato acquistato da, c'è una compartecipazione, un qualcosa anche Beckham, quindi insomma ci sono, diciamo, interessi che portano. Però anche quest'anno il Salford è sempre in quarta divisione, quindi andiamo. Comunque, detto questo, oggi faremo questa partita di coppa, poi faremo tre simulazioni e concluderemo come si chiama? No, simulo sbagliato, indietro, scusate, sono sbagliato, non si deve simulare, quelli di coppa si giocano. Si simula poi tre partite di campionato, vediamo dove si va ad arrivare. Intanto, vediamo, si sì, gioca contro i verdi. Loro sono una squadra, il Pushed Argyle, senti lì, il Plymouth Argyle, sono una squadra, se non sbaglio, di terza fascia, di terza categoria. Comunque, allora, noi giochiamo con la formazione pseudo tipo, dove abbiamo davanti Han e Jackson. Jackson è leggermente non fuori forma, ma un po' più stanco. Poi facciamo giocare Hunter e Andrade, che sono sulle fasce come esterni, e poi Tower e Gibson in mezzo al campo. Poi capitano Bond, portiamo in panchina Thomas Asante ed Elliot, che sono i giocatori, e poi anche un altro attaccante, che è un pochino arrabbiatino, diciamo così, che è Armstrong. Comunque, vediamo un attimino cosa si riesce a fare. Giocare partita. Intanto, ammonto mentre sta caricando. Ragazzi, vi ricordo per l'ennesima volta, tutte le volte che c'è un video, di iscrivervi al canale e di andare a fare un giro anche sulla pagina del canale, la pagina Facebook del canale, dove troverete
oltre a quelle che sono, diciamo, come posso dire, alcuni video o estratti di video, troverete le dirette, non le ho più fatte, ma prossimamente verranno fatte, e poi troverete anche altri contenuti che magari non trovate sul canale. Intanto vediamo anche se il video migliore è l'ultimo video postato di FIFA, faceva veramente schifo, tant'è vero che anche nei commenti me l'hanno giustamente fatto notare. Ecco, magari vi chiedo se, magari come commento, se questo video vi sembra meglio. Io ovviamente lo sto trasmettendo dalla nuova postazione e quindi dovrebbe essere migliore anche a livello di, diciamo di quei gap che c'erano, fermi, immagine oppure cose che... Tanto vediamoci la grafica. Ok, vediamo un attimino se mi sembra che sia più fluido. E tanto appunto facciamoci questa... No. Competitivi e spettacolari. Un'esperienza in Inghilterra e in Spagna non mi sarebbe dispiaciuta per nulla, altrimenti però. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ma lo fa uguale. Questo è lo schieramento iniziale dei padroni di casa. L'allenatore ha optato dunque per il 4-4-2, modulo che gli dà garanzie ed equilibrio in zero campo. È andato sul sicuro, Pierre. Bravo. Vabbè. Questo è l'11 della squadra ospite. Scendono in campo con 5-3-2, scelta abbastanza conservativa. Come la vedi, Stefano? Sulla carta sembrerebbe un modulo adatto più per difendere che per offendere. Ma va, Sembra che capito, sia una Michino. partita. Potrò Sapete, salvarmi con questa certa coppa, frazione. Fischi soltanto chi il vince gol. passa. Se c'è Padroni un di casa pareggio, possono non si va ai raggiungere tempi tutti i difensori del supplementari, torneo. ma si va Difficile, però alla ci bella. proverà. Quindi, noi, Segue. nell'eventualità non si dovesse Il vincere, pallone, la difesa, direi che Si loro andrebbe a credo che siano a giocare. buon punto. Subire pochi gol al cioè fomentato E nemico. lo rifà pari pari, allora deve essere un difetto, non Abbiamo so paura. di quale motivo. Buona posizione. Ci pensa lui a Dicevo spazzare via. appunto, se non si riesce a vincere, e c'è la bella. Occhio al cross in mezzo. La Intervento rivincita, ma che così, possiamo palla ancora chiamare? pericolosa. Pallone che torna in possesso degli avversari. È in zona cross. Pallone invitante. Dove voleva andare Recupero, gran pallone. Gran palla lui? per il Allora, portiere. Il pressing ha chi è funzionato su questo? Anne, Pugliese. siamo in Ancora palla in vantaggio. palla per il portiere Siamo avversario. in Dietro la porta. vantaggio. Siamo in vantaggio 1-0. Ragazzi, se noi si riesce ad andare avanti Questa è la con zona di campo la fuori, ma coppa, ecco, comunque qui è stato avrete un po' giocato casino a al mezzo tifosi senso della e si situazione. tifosi, mezzo difensore. E Anne si è Danilo trovato Pugliese davanti, non poteva avanti. sbagliare. Dicevo, Potenziale sbagliato. se appunto si va avanti in questa competizione. Ora, ovviamente, vediamo un attimo se si dovesse riuscire a vincere, quali potrebbero essere i potenziali avversari, perché ora si incomincia ovviamente Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro ad 1-0. avere, cioè di salire ovviamente nella, come posso dire, nel tabellone. Ecco, io quello che non ho ancora capito. Palla vagante Ok. adesso. Fermano la mano avversaria. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Bravo, Spazio lungo della Andrade. porta. Può poggiarla nel ritorno. Ricomposta Ovviamente il si sta pallone, ma giocando buon con intervento. non fenomeni, d'altra parte se erano fenomeni non sarebbero venuti, come avete visto nei primi episodi, Regala no? palla agli Di avversari. questa Colpisce serie, che non volevano venire. Abbiamo provato a prendere da lì. qualche giocatore di un certo tipo, ma ovviamente in quarta serie non ci viene nessuno. Attenzione perché è pericoloso. La mette sul palo lontano. No, Ha palla sul eccolo! difensore. Fuori C'è gioco, la fuori punizione gioco. dell'avversario. Fuori gioco di Jackson, ma perché fuori gioco? Sì, ha ragione, ha ragione. Giusto, giusto fuori gioco, però diciamo che ci siamo, stiamo facendo la nostra partita.
neanche più di tanto, subendo più di tanto, a dire il vero. Comunque ha spazio davanti a sé, portiere, e il portiere recupera il pallone, tagliala su. Bravo, sta sempre più migliorando. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Palla consegnata agli avversari. Gibson. Può ricevere una posizione interessante. Posizione ideale. Vediamo cosa inventa ora. Riuscito a fermarlo. Attenzione, c'è fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Il marcatore. Un po' troppo fuori gioco, Anne. I due attaccanti sono troppo avanti. Forse bisognerebbe spingere. Ragazzi, io quello che non mi piace di questo gioco, devo essere sincero, tanto lo sapete, e quindi ovviamente io preferisco ovviamente, ma fuori gioco, hanno una linea di difesa molto alta. Dicevo, di quello che preferisco, che non mi piace, è il controllo del giocatore, ovvero palla al piede si controlla meglio forse anche che non PES, ma il pressing sono tutte cose che oggettivamente in PES c'è il modo, invece qui parte la scivolata e il posizionamento. Bravo, doppia smarcarsi, lo vede, svolta un'azione davvero pericolosa. Fuori gioco. Diciamo che comunque non si sta subendo niente. Non giochiamo, ovviamente. Possesso palla per gli avversari. Ha spazio davanti a sé. Attenzione, tiro certamente. Ecco il nostro, diciamo, transgender, il nostro mister, che ora ovviamente fa freschino perché siamo, mi sembra, nel periodo post Natale, siamo intorno a gennaio. Non abbiamo potuto fare ovviamente mercato perché i soldi sono finiti con l'acquisto soprattutto di Jackson, che appunto però furbo come una volpe aveva, diciamo, tramato. E questa è un'altra cosa molto forte di FIFA rispetto a PES. Secondo gli allenatori, Pier, ci possono stare questi 3 minuti. Dicevo, aveva tramato contro la squadra perché l'avevo messo momentaneamente in panchino, meglio, il miss l'aveva messo momentaneamente, bel tiro questo, l'aveva messo momentaneamente in panchino e quindi aveva tramato con il suo agente, comunque insomma, diciamo, il gioco lasciava intendere questo, per poter trovare una sistemazione e mandarci a Faghiande. Invece non lo voleva nessuno, anche perché noi non l'abbiamo più fatto giocare. E quindi praticamente, e questo qui è una cosa come gameplay, come gameplay è ovviamente è migliore. Queste sono le cose, ovviamente anche il pubblico secondo me è un altro elemento che contraddistingue il nostro il FIFA rispetto a quello. Ecco, intanto vediamoci un attimino, c'è sempre squadre che sempre di categoria inferiore, siamo sempre in ballo, ci sono squadre che sono, che vanno appunto dalla quarta fino alla terza, mi sembra, della Championship, cioè della Serie B inglese non ci sia nessuno, perché qui vedo che c'è il Light Orient, il Notch Town, il Shopper Unite, il Chester, che invece in Serie il Brandon City, quindi siamo tutte squadre oggettivamente in panchina. Io lascerei tutti così per ora e vediamo se si fanno giocare magari la prossima partita di campionato. Dicevo, riprendendo il discorso del game, la differenza, anche se io penso che PES punti su altre cose, che non è appunto più sulla grafica, il fettore, cosa tiro, punta su altre cose, però oggettivamente le trattative, il fatto appunto che c'è questo spesso, se non fa giocare un giocatore, questo ha il mal di pancia, sono cose che oggettivamente grande colpo di Lugani, Lugani al libero punto.
con l'ultimo e quindi questo ovviamente su questo trovato per rinforzare la rosa in un settore che evidentemente andava puntellato. Regalano palla agli avversari e c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Qui c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Occhio al tocco interno. Ma dai, posizione invitante, risultato non all'altezza. Gibson non ce la fa più. Stanno perdendo. Sostituiamo. Decide di cambiare assetto con questo cambio. Sostituiamo Gibson perché è il burro e quindi lo sostituiamo. Tanto ragazzi, io vi invito, quindi un sacco di inviti, vi invito a vedere domani domenica a mezzogiorno, diciamo l'ultimo video, chiamiamolo così, del palinsesto che ci ha fatto compagnia in questi mesi, questo ultimo scorcio di estate. Da lunedì, come ho detto più volte in altri video, incomincia un nuovo palinsesto con la speranza di riuscire a mantenere, perché insomma gli impegni lavorativi ora incominciano a essere più importanti, e quindi il tempo è quello che è. Tra le altre cose abbiamo incominciato anche a fare una serie di tornei non con FIFA ma con PES, e quindi insomma il tempo è sempre più diciamo stretto. E quindi domani vi invito a guardare a mezzogiorno il video, dove appunto ci sarà l'illustrazione del nuovo palinsesto, del perché di certe scelte, e quindi insomma, dateci un'occhiata. E poi si ricomincerà da lunedì con alcune serie che magari momentaneamente verranno. Tanto qui la partita sta facendo veramente schifo, i giocatori mi si stanno non muovendo, e quindi meno male abbiamo fatto gol. Altra brutta gestione dell'alla. Ah, ti levo, va a scatti e non capisco il perché. Pallone invitante, palla vagante. Boh. Dove vai? Vediamo cosa inventa ora. Si immola il difensore. Alzano il pressing. Altro possesso gestito male. Guadagna metri verso l'area. Vediamo cosa fa ora. Il portiere dice di no. Chi è che ha bisogno? Hunter. Quindi Jervis entra al posto di Ant. Sono le solite, chi segue il canale lo sa che c'è questa staffetta, perché Ant dà tutto, anche se oggi è stata una partita più che altro di centrocampo. E quindi questo calcio d'angolo, chi è che l'ha capito? No, che tiro è? Che tiro è? A buccia di Manà. E ovviamente bisogna salire prima possibile di categoria, perché oggettivamente sali di categoria con la speranza di avere un budget un pochino più importante, innanzitutto si riescono a vedere magari partite un pochino più belle, anche se ripeto bisogna sapere un pochino più, capire come fare pressing, perché altrimenti diventa che non ce la fa più. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Mamma mia, non lo piglio mai, si allarga. Allarga con un'ottima chiusura, bravo qui a smarcarsi. C'è il contrasto, può provare, prova a piazzare. Via, cambiamo anche Andrade. Siamo quasi alla fine. Bruttissima partita, bruttissima partita. Però vabbè, ce l'abbiamo fatta, quindi anche se fosse brutta. Pubblico di questo è il momento, qui si può fare la storia e allora
continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio. Vedremo. Vai, Jervis. Ne sfrutteranno questa occasione. Può ricevere una posizione interessante. È in posizione da cross. C'è il secondo palo. Ah, fallo est. Ci sarà il fallo a okay, posizione favorevole. Dai, finiamo all'attacco, così perlomeno questi sono un cross nel cavolo. Il difensore che ha capito tutto ha recuperato il pallone. Palla splendida. Ah, bello questo gol. 2-0. Chi l'ha fatto? Bello, veramente bel tiro. Ottimo gol. Chi è questo? Sempre Hand, ragazzi. Questo secondo me ci chiedono. Ce lo chiede il mondo. Questo segna. Vai, vai. Bellissimo. Ha preso, si è girato. E poi davvero bombe, lì il portiere ha un po' dormito. Lì il portiere, ragazzi, ha un po' dormito. Una domanda volevo farvi, ovviamente nei commenti, se volete fa. Questo microfono messo qui rompe le scatole, oppure a me piace moltissimo perché mi dà il senso con questa telecamera della prospettiva. Magari se qualcuno lo vuole commentare, lo commenta. Bene, Ann all'89esimo, 15-6, boh, in Fliga. 15esimo gol, ma allora non è coppa, scusate, allora non è la coppa questa, non è coppa, abbiamo sbagliato, va bene, non importa, non è coppa questa, abbiamo sbagliato, me ne sono accorto ora, ragazzi, siamo messi benissimo, quindi questo è colpire da lì, lo vede, perdono palla, sembra interessante. Finita, sono messo benino, mamma mia, credevo fosse una partita di coppa, invece è una partita di campionato, no? Mi sono confuso, e la coppa sarà più avanti, anche perché appunto mi sembrava, quindi veramente ubriaco, scusatemi, ma questo è, diciamo, è quello che succede quando uno va a fare un video a fine della serata, magari a fine della giornata lavorativa, come è stata di oggi. Quindi abbiamo vinto questa partita che ci consente, secondo me, di essere anche molto avanti. Con il ok, ovviamente Anne è stato il migliore, 15esimo gol stagionale, ha fatto una doppietta e quindi vediamo un attimino chi era in cima, non me lo ricordo, si guarderà dopo, non ci interessa, e ora ci andiamo a fare, vediamo un attimino, credevo, ripeto, ecco il mister che con la sua bella sciarpona, questa è una delle cose più noiose, perché, e questo lo dirò sempre, perché se fosse chiacchierata sarebbe molto più carino, come è su FIFA a volta. Un'ottima persona nel complesso, ok. Voglio guardarmi con tutta la squadra per come ha giocato. È evidente che Han abbia tu fatto la parte del leone, ma tutti i giocatori sono importanti in questa formazione. Quindi anche molto, 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 diciamo, diplomatico il nostro transgender, il nostro mister. Allora, la squadra non era pronta, abbiamo passato via di dubbi il nostro conto. Ok, ovviamente noi si punta a vincere il campionato e salire di categoria, cosa che secondo me è alla nostra portata. Ci dà un pochino fastidio forse le simulazioni, ma bisogna farle, ragazzi, perché altrimenti non si riesce più a finire il campionato. Allora, è un club vincente. Si aspettava che facciano il campionato oggi? Noi siamo al top e questo, siamo vincenti. Mi sento sempre di vincere, squadra è con quale scarto? Ora, oggettivamente cominci a essere un po' troppo curvo, se pigli una sciabattata e peggio per te. Ripeto, speriamo che FIFA 21, che non prenderò, ve lo dico di già, perché appunto voglio continuare con questo. Poi se magari nell'EA Sport, scusate, nel pacchetto EA, scusate la linguaccia, ma è venuta proprio spontanea, se nel pacchetto EA c'è, si prende. Allora, intanto noi siamo a 2 punti dall'atleta con Han, che anche lui va, non è ancora in vita, c'è Maillard che ha 16 gol e stiamoci un attimino attenti che potrebbe essere un giocatore. Allora, sempre qui, allora, qui giochiamo contro il Stein Change e io direi di simularla, ragazzi, simuliamo la partita, non facciamo giocare neanche oggi quei giocatori che sono sempre a brontolare, e quindi vediamo 1-1, peccato, simulazione 1-1, peccato perché potevamo far qualcosa, vabbè, comunque è peccato perché stanno prendendo il largo i due brand, il Bradford City e il Mansfield Town. Bene, ragazzi, io direi con queste due partite di chiudere questo video, anche perché sono 25 minuti, e a questo punto vi do appuntamento alla settimana prossima. Vedete il palinsesto, non vi anticipo niente,
La settimana prossima comunque la FIFA ci sarà. Inizialmente saranno previsti due episodi, poi vediamo, valutiamo se ne faremo tre, ne faremo uno. Intanto diciamo il palinsesto l'ho preparato e lo vediamo un attimino cosa si può fare. Però appunto FIFA sarà presente nel canale. Ragazzi, io direi di chiudere qui, di salutarvi e di diciamo darvi l'appuntamento all'episodio che vi invito a vedere domani a mezzogiorno e poi a quello che verrà in base a quello che sentirete nel video di domani alla settimana prossima. Un saluto, ciao!